Il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha approvato all'unanimità la proposta di legge sulla fibromialgia che consente ai pazienti di essere adeguatamente curati ottenendo assistenza e le terapie di cui hanno bisogno, restituendo loro diritti e dignità. È il commento della capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa. Esattamente, una legge di grande civiltà, una legge fortemente voluta dal sottoscritto, dal mio collega Mario Quaglieri. Noi iniziammo questa battaglia presentando una risoluzione circa un anno fa che fu votata unanimemente dal Consiglio regionale, poi altri nostri colleghi si sono uniti, sono anche cofirmatari di questa legge, come ho detto, di grande dignità e che riconosce e tutela il diritto della salute di tante persone, donne e uomini, che sono affetti da questa patologia invalidante, una patologia che crea molte disfunzioni, che crea molto malessere sia fisico ma anche mentale. È una malattia anche molto costosa ed è una malattia che colpisce specialmente le donne. L'OMS già nel 92, quindi poco meno di 30 anni fa, l'ha riconosciuta come malattia e quindi è giusto che la regione Abruzzo, al pari di pochissime regioni in tutta Italia, si doti di questa legge che finalmente riconosca la fibromialgia come malattia e garantisca la tutela della salute e i diritti di tutte queste persone che sono affette da questa malattia reumatica. Giuseppe Volpe, che è il referente regionale per l'Abruzzo per quanto riguarda il CFU. E dietro questa felicità per noi fibromialgici, perché anch'io sono affetto da fibromialgia, si vela un po' di amarezza, perché vedo da parte di altre forze politiche, da parte di altre associazioni e anche di medici che si professano dei guru per la fibromialgia, a mettere la bandierina sopra questa legge, come se fosse un raggiungimento, non so di cosa. Ma vorrei far presente a loro che stanno giocando sopra delle persone malate.